sarò anch'io. Cominciamo. Forse fai in questa zona. E adesso si pare. Un giro poi l'altro punto. Ok, cambio il lato. Adesso 3 sinistra, 3 destra. 1, 2, 3, poi cambia 1, 2, 3. Presa, corsa con schiena avanti. E lavora con braccio. Adesso spostamento in guardia, gambe piegate, un po' più largo, cerca di non avvicinare le gambe. Amartisa. Intanto, e seconda cosa, che ti ho chiesto, questa è una cosa molto molto importante. Ok, cambiamo la gamba. Cerchi di non avvicinare i piedi. Spostati, però tieni sempre una distanza di almeno 40 cm. E in punti, sempre in punti. Ok. Va bene,
qualcosa con schiena avanti, gamba destra rimane avanti e tutto posto indietro con i piedi. Puoi fare un cerchio più piccolo se vuoi. Dai, normale. Oh, vedi, vedi, perché... Cambiamo gamba, gamba sinistra avanti. Ok. E sempre in punto. Bravo. Senti i quadricipiti un po'. Per difesa, gambe sono importantissime. E funzionano anche come secondo cuore. Meglio sai usare i polpacci e i quadricipiti, meglio funziona il cuore. Adesso guarda cosa facciamo. 1, 2, 3 con destra. 1, 2, 3 con sinistra. Ti giro 1, 2, 3. 1, 2, 3 e di nuovo. Capito? No. 1, 2, 3. No, no, dietro già. 1, 2, 3 un'altra capacità. No, gamba non porta indietro. Gamba no. Rimane, guarda così. Vedi, gamba era? E rimane davanti. No, il gamba deve rimanere. Se sei così, guarda. Adesso guarda, guarda me. No, no, guarda me, guarda cosa faccio. Hop e continuo. Oh, e continuo. Oh. No. Se sei così, guarda, a te basta solo girarti. Per non fare una rotazione più ampia, quindi tu ti giri da subito, vedi? È in movimento. No? E continua, continua. Hai cambiato la gamba. Fai con me. Continua, dai. Guarda così, con gamba indietro, adesso solo deve girare. Oh, vedi? Vedi quanto faccio? Ok, adesso prova a fare salto in una gamba per riposare. 3 a destra, 3 a sinistra. Vedi come mi chiamo in funzione, per la biomeccanica. Ok. Stessa cosa con schiena indietro. Velocissima, velocissima! Sì. Questo allenamento
studiamo pliometria, un elemento pliometrico. Ok, possiamo riposare un po' gambe, movimento con braccio. Corsa e fai movimento di braccio. Ti abitui pian piano. Ragazzi, attento perché qua c'è una camera, vedi? Laterale. Ok. Dall'altra parte. Non ti dico attento perché ci sono tantissimi pezzoni in giro. Vedi che bimbo piccolo. Ok, forza. Adesso non so se ricordi 25 passi di minuto. È già con 20, c'è la nostra parte. Ma che manca che allunga bene il braccio e raddrizza bene per attivare zona, la colonna vertebrale, zona petto. Ok, dai, ancora un po'. Va bene. Hai fatto quasi 15 minuti, ti ho messo altri 5 minuti perché ho fatto spiegazioni delle gambe. Sembra facile, però io chiedo cose... Riuscirai, Samuel si prendeva di cappelle, tirava cappelle quando non riusciva a fare così per il cazzo. Sì, perché sembra che scriveva chi ascolta, in realtà no. Dai, io ti chiudo. Dieci minuti. Molto meno. Ricordi?
ricordi, guardia, posizioni di gomiti, i gomiti devono essere più o meno vicino al corpo, sì? Raddrizza braccio in questo modo, come biomeccanica deve essere dritta. Non dimentica di far passare i palloni, sì, con pallina, quello che abbiamo imparato l'altra volta. Ok, bravissimo, sì. E di nuovo riprendi il controllo, devi dominare, poi devi trasformare e controllare. Prima domina, trasforma, no, controlla, no, trasforma e controlla. E braccia prova di qua, Ale, da qui, da qui, da livello di mento. Tanto cerca di cambiare guardia, pian piano, sempre cerca di lavorare in un modo più ottimale, più difficile. Non che più difficile, ma più bello, diciamo così, più estetico. Fai passare, dai. Wow, e di nuovo, bravo.